troviamo subito una chiesa. E adesso vediamo com'è Molinesca. Bella anche Molinesca. Molina secca, non Molinesca, Molina secca. Scusate. E qua, oh, l'energia è quella che è. Ormai spremuto. Signori, signori, sono in un paese che sembra una fiaba. Bellissimo. Bellissimo. Ma guardate che roba. Stavo ammazzandomi anche a piedi. Non basta più volare e ammazzarsi in bicicletta. Anche a piedi. Ma guarda che bella. Bellissimo. Meraviglioso questo posto. Bonito il pueblo, guarda qui. Sì, il pueblo sta bonito. E sta è una fiaba, come si dice? Come si dice? Una fiaba? Cioè, ma guardate che salita che c'è. Cioè, bellissima. Andiamo a vedere com'è la chiesa. Sì, hanno tutti lo stesso concetto. Tutte così. Bella comunque. Onorato di essere arrivato fino qua. Bene. È il Castillo Templaro. Eccolo qui. Andiamo a vedere com'è fatto il Castello Templare. Dopo mille peripezie mi chiedono 6 euro per poter entrare qua. Io con la Poderosa ci sono arrivato, però mi potete chiedere 6, 4, 3, 2, 5 per ogni cosa che voglio visitare, anche perché sennò mi spennate. Sapete cosa vi dico? Io ho il Castello Sforzesco e come il Castello Sforzesco non ce n'è. Quindi tenetevi il vostro Castello Templare, datemi la credenziale e io sono a posto. Vedi? Ti blindano qua, è tutto un business, tutto un business. Ma bello. Se euro non te li do, mi dispiace. Come possiamo vedere, anche oggi si riparte. Abbiamo dormito in questo, diciamo, ostello, la numero 73, incredibile, la mia data di nascita. E niente, sono così. Ah, per solo 5 euro, per solo 5 euro vai doccia, cesso, armadio, il tuo letto e nada, la Poderosa che ti aspetta. Mamma mia, sei carico, sono un pazzo, solo un pazzo come me poteva fare un atto del genere. Sono il più carico di Santiago di Compostela, mi è stato anche detto più volte. Mi è stato detto più volte che non ho mai visto nessuno così a fare sto percorso così carico. Gli altri sono scarichi, hanno 4 mutande. Beh, niente, volevo mirare la chiesa, volevo guardarla, perché come potete vedere a fianco alla chiesa hanno costruito proprio questo ostello per i pellegrini. Il problema è che, cioè,
Le chiese sono sempre chiuse. Ma com'è che sono sempre chiuse queste chiese? I casi sono due: o nessuno va in chiesa, allora dicono ma che cazzo l'apro a fare, o non lo so. Ma guarda là in India. O non lo so.